Pur non essendoci univocità di pensiero, col termine globalizzazione si intende in genere indicare una forte integrazione delle relazioni sociali, politiche ed economiche a livello mondiale, accompagnata da una crescente dipendenza dei paesi gli uni dagli altri, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica nel globo terrestre. Benché il termine sia stato coniato di recente, venne utilizzato per la prima volta nei primi anni 80 e divenne d'uso comune alla fine degli anni 90, esso rappresenta l'evoluzione di un fenomeno che in diverse forme e misure si è verificato diverse volte nella storia dell'umanità. La tendenza dell'uomo a conoscere nuove realtà e nuovi mondi e ad instaurare con essi relazioni commerciali ed economiche caratterizza da sempre l'evoluzione della storia, che è stata spesso accompagnata da desideri di conquista e di colonizzazione. Basti pensare alle geste di Alessandro III, re di Macedonia, Alessandro Magno, che dal 336 a.C. al 324 a.C. conquistò l'impero persiano, l'Egitto ed altri territori, spingendosi sino agli attuali Pakistan, Afghanistan e India settentrionale. O lo sviluppo dell'impero romano, consolidatosi nell'area euro-mediterranea tra il primo secolo a.C. e il IV secolo d.C. O meno lontano nel tempo, a Carlo V d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, che nel XVI secolo d.C. possedeva territori estesi su tre continenti, che lo portavano ad affermare «sono padrone di un impero su cui il sole non tramonta mai». O ancora l'impero britannico, che in oltre 300 anni di formazione arrivò ai primi del Novecento ad estendersi su oltre il 40% delle terre abitabili. I rapporti fra operatori di diversi paesi sono andati evolvendosi nel tempo fino ad assumere dimensioni mondiali. Nella storia recente possono essere distinti almeno tre diversi periodi di sviluppo mondiale dell'economia. Il primo periodo si colloca tra il 1866 e il 1914, fase in cui, grazie ai progressi tecnologici, costruzione di navi più veloci, inaugurazione del servizio telegrafico transatlantico del 1866 e al miglioramento delle vie di comunicazione, per esempio l'inaugurazione del canale di Suez del 1869, si assistette all'avvio di un consistente flusso migratorio, soprattutto verso gli Stati Uniti, ed una crescita notevole di scambi commerciali e di investimenti tra soggetti ubicati in paesi diversi. La Prima Guerra Mondiale causò poi un brusco rallentamento dell'economia, cui seguirono momenti bui anche nei tre decenni successivi: il crollo della borsa di New York nel 1929, la Grande Depressione degli anni 30 e la Seconda Guerra Mondiale. Il secondo periodo di sviluppo mondiale dell'economia va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 1980, ebbe inizio con la conferenza tenuta nella città di Bretton Woods dal 1 al 22 luglio del 1944, alla quale parteciparono 730 delegati delle 44 nazioni alleate. Gli accordi presi in tale occasione crearono le basi per la creazione della Banca Mondiale, che è del 1945, del Fondo Monetario Internazionale, che è del 1946, cui seguì l'accordo GATT del 1947, cioè l'accordo General Agreement on Tariffs and Trade, col compito rispettivamente di arginare la povertà del mondo, di promuovere la cooperazione monetaria fra diversi paesi e di liberalizzare il commercio internazionale. La riduzione dei dazi e delle barriere commerciali, anche se applicata in modo non completo, portò i paesi industrializzati ad uno sviluppo commerciale senza precedenti. Il terzo periodo di sviluppo mondiale dell'economia è quello che stiamo attualmente vivendo, caratterizzato da una notevole interdipendenza commerciale, finanziaria, tecnologica e manageriale fra soggetti economici, con progresso tecnologico che permette di collegare in tempo reale persone ubicate fisicamente nei più disparati punti del globo, consentendo loro di comunicare quasi come fossero fisicamente presenti attorno allo stesso tavolo. Mentre nei primi due periodi si svilupparono particolarmente le economie dell'Europa occidentale, dell'America settentrionale e del Giappone, nel terzo periodo stiamo assistendo ad una prepotente crescita dei paesi emergenti.